Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La penultima puntata di Temptation Island ha visto il falò di confronto tra Gaia e Luca. Sorprendentemente è stato il fidanzato a richiedere il faccia a faccia. Dopo aver ammesso di aver tradito più volte la compagna perché non crede nella monogamia, ha esigito di vederla poiché non tollerava la sua vicinanza con il tentatore Jacob. Luca ha deciso di chiedere il confronto quando ha visto Gaia chiedere al tentatore di lasciare insieme Temptation Island. Di fronte a Gaia ha dichiarato: «Io e te siamo entrati qui dentro con l'obiettivo di sfruttare questa occasione per ripartire da zero, per lavorare su noi stessi. Il mio percorso l'ho fatto senza mai destare attenzione verso altro». In realtà Luca si è avvicinato a qualche tentatrice, ma i fidanzati di Temptation Island sembrano concentrarsi solo sul comportamento delle compagne. Alla fine Gaia ha accettato di uscire con il fidanzato perché lui ha promesso: «Non voglio più tradirti». Dopo Temptation Island, Gaia e Luca sono tornati a casa insieme. Hanno cercato di chiarirsi, ma nei giorni successivi al programma hanno litigato continuamente. Nella puntata A un mese di distanza, disponibile su Witty TV, i due sono apparsi separati. Gaia ha deciso di porre fine alla relazione perché ha capito che deve pensare al suo benessere e godersi la spensieratezza dei suoi 24 anni. Luca è rimasto profondamente colpito, confessando di essere follemente innamorato di lei e disposto ad aspettarla, anche se lei non gli ha dato molte speranze. E il tentatore Jacob? Si sentono